Eccola qua, signore e signori, la mantovana di Ostiglia, la campionessa d'Italia, fa suo un altro sogno, vincere la Coppa di Sera Donne Esordienti primo anno. Non sento l'applauso per Maria Cuti. Volata per la seconda posizione, e lei è Matilde, è Matilde, è Matilde Rossignoli. Terza, Elisa Bianchi, la ragazza bresciana, protagonista della Venon Montirone. Elisa Bianchi sarà con noi sul palco il suo direttore sportivo e papà, Gianluca Bianchi. Secondo posto per una ragazza veronese, portacolori della Luca Bovolone, Matilde Rossignoli. Sale con lei sul palco il suo direttore sportivo Claudio Soave. Vincitrice della Coppa di Sera Donne Esordienti del primo anno, la portacolori della Valcar, Maria Acuti. Sale sul palco con lei il suo direttore sportivo Andrea Manzini. Maria Cuti, un altro tricolore che arriva qui sul traguardo di Borgo Valsugana. Che bello vincere la Coppa di Sera in maglia tricolore. Sì, è stato molto bello. Questo era uno dei miei obiettivi. Dopo il tricolore ci sono riuscita. Raccontaci un po' le tue emozioni. Dal momento in cui hai fatto piegare la testa alle inseguitrici in salita a questo bellissimo rettilineo finale, cosa ti passava per la testa? Allora, praticamente in salita ho cercato di tenere duro, anche perché il mio allenatore mi diceva che le altre ragazze si stavano staccando, quindi ho aumentato, ho cercato di tenere il mio distacco e ci sono riuscita. Ho provato molta gioia qua all'arrivo, non ci credevo e sono molto contenta. Settima vittoria stagionale, tu ti aspettavi una prima stagione esordiente di questo tipo? No, non me l'aspettavo, sono davvero molto, cioè non ci credo davvero, anche io e la mia famiglia non ce l'aspettavamo una stagione così. A proposito di famiglia, due famiglie, la Valcar, Travel and Service e tua famiglia, diciamo così, papà e mamma, penso che la dedica vada a loro o a chi altro? La dedica va soprattutto alla mia famiglia, perché mi ha sempre supportato, mi ha portato alle gare, allenamenti, eccetera. E dopo la mia squadra, anche perché mi supporta anche lei.